Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi. Aspetta che metto a posto la telecamera, così va meglio, perfetto. E anche oggi ci vediamo su un altro nuovo video. Bella gente, come state? Tutto bene? Mi sono dimenticato casa guanti e sto andando a fare un po' di spesa, ma ho detto ne approfittiamo con questa bellissima giornata e andare a fare un po' di spesa, spesina, spesotta. Ma perché no? Quindi ho posizionato un po' più alto il distanziatore della GoPro, come vedete qui, ho messo il palletto un po' più alto, vediamo se riesco a... non vorrei che si spaccasse tutto, perfetto, un po' più alto, che così riprende nella parte più alta. Ma voi vi siete iscritti? Bene. Se vi siete iscritti arriviamo almeno a 5.000, fate un condividi, mi raccomando ragazzi, condividete perché è importante condividere, così il mio canale cresce e cresce anche per voi e tutte le istruzioni che faccio per le altre moto che arriveranno. Vi spiegherò le meccaniche su certe cose e su certe regolazioni, pulizie e tutte cose così. Bene, andiamo a fare la spesa. Importantissimo, se magna, anzi devo calare qualche chilo perché ho aumentato 2-3 kg, sono arrivato a pesavo 90 e qualcosa, perché 5 kg io ragazzi, 5 kg in più. Bene, ma quanti camion ci sono oggi? Quanti camion taglieremo, no, via, speriamo che tenga botta. L'altra volta l'ho messo qua davanti, ma non era troppo traballante e qui sta un po' meglio, quindi sta un po' più dritto, più alto, e speriamo che, a parte le frenate che capitano adesso, eccolo qua, speriamo bene che non si sciocca, non si sciocca tutto. Se mi si casca la GoPro siamo fregati. Già costa poco anche. Bene, spero che avete visto i video precedenti della pulizia della moto, andate a vederlo, ve lo metto qua sopra in descrizione, che è importante come lavare la moto. E purtroppo dovrò smontare la freccia sinistra di dietro, posteriore, perché è entrata un po' d'acqua, l'unica pecca che c'è stata in questo lavaggio. Purtroppo, cosa vuoi? Così abbiamo messo a prova anche il testare l'acqua, come se va dentro, se non va dentro, insomma abbiamo fatto delle prove, questo è importante, e magari se mettevo seconda era meglio, ma sono diventati. E andiamo a fare un po' di spesina. Sono le 12.48, la gente è andata a fare pausa, io invece sono in pausa io da pomeriggio. Comunque sembra che si veda bene, si vede alto. È che sicuramente non potrò portarmelo via tutto il giorno questo trabicolo qua, perché mi sa che dura poco. Perché la GoPro pesa 11, pesa mica poco, pesa tantino. Adesso vedrò di fissarlo in un modo più stabile, che è fissata nel specchietto e non mi sembra tanto un posto ottimo, anzi mi sembra un posto un po' non sicuro. Mamma mia che tavaron che si è arrivato. Non so se avete visto il video della pulizia del cupolino davanti con lo spray per TFT e anche per altri usi, insomma, per computer, GoPro, va benissimo quello se ne spussate tanto, così togliete anche un po' di sassolini, polverina, prima spussate tanto e evitate anche di strisciare. Scusate, mi è andato per attraverso qualcosa, l'acqua la saliva. E come dicevo, se ne mettete tanto evitate che i sassolini strisciano il cupolino, perché poi è un classico su tutti i cupolini, anche quelli di marca. Ho visto un mio amico in BMW GS, un modello ultimo di generazione, un
circa di 2 anni, differenza da adesso. Aveva pulito, puliva spesso bene la moto, bravissimo, puliva sempre benissimo la moto, ma purtroppo capitava che il cupolino davanti si graffiasse, quindi era una cosa un po' assurda che una marca grossa e grande come questa marca qua avessero dei cupolini che si stessassero subito. È andato a informarsi, gli hanno passato in garanzia, ma non va bene neanche lavarli troppo, alla fine lasciate che si sporchino e li lavate ogni tanto. Ma è importante lavarlo con parsimonia, in senso anche bagnarlo bene, cercare di togliere più possibile anche le schifezze, magari sassetti, polverine che possono graffiarle, e quindi è importante lavarlo bene. Andate a vedervelo, è sui shorts e là troverete il video. Io sto andando qua a Asolo a fare un po' di spesina, vediamo cosa troviamo di buono. Bah, mangiamo salatina o mangiamo carne per ingrassarci? No, mangio salatina per dimagrire, salatina per dimagrire. Beh, oggi non sta bene, non fa neanche freddo, le mani non sono proprio congelate, ma sono freddine, ma non proprio da dire. Parcheggiamo la moto davanti, andiamo qua a Conad, vi ricordate Conad? Il distruttore, mi sembra, non lo basiamo. Vabbè, siamo arrivati. Qui qua vi saluto e vi auguro. A few moments later. Sì, insalata, ma pensate, tre sacchetti. Questo mangerò oggi, dieta per un mese. Raccate. Come avete visto, ho fatto la spesa minuscola di 3 sacchettini di plastica, con dentro c'è più plastica che insalata. I soldi che ho speso di insalata, prenderesti un ciuffone enorme di insalatina brasiliana, non so se sapete qual è, però la brasiliana è molto buona, molto dolce. Bene, e abbiamo anche pagato 3 euro e qualcosa di 3 sacchettini di plastica. Abbiamo messo io il portafoglio, sì, chiudiamo tutto. Fuori da qua, vediamo se ci vengono addosso. Vediamo se non ci vengono addosso. Ok, vai. Facciamo il giro un po' più largo stavolta. E andiamo. Siamo a zona industriale di Asolo. E se andiamo a casuccia a prepararci l'insalatina, tiriamo giù, così scende meglio il microfono. Andiamo a prepararci l'insalatina. Bene, qua non si capisce un cac. Vedete che roba! Assurdo! Andiamo un po' più largo, ok, così si prende meglio, saltino. Upla. Non so come verrà fuori dal video, ma la prima volta che provo a mettere la telecamera là. Stanno facendo lavori, wow! Lavori! Là c'è Asolo! Andiamo avanti, andiamo a sbattere. Bene, non voglio dire un'altra parola, ma va bene lo stesso. Comunque, dove cacchio è il microfono? Ah, eccolo qua, pensavo non ci fosse il microfono. Spero che sia venuto fuori l'audio invece. Ci saranno vari video che verranno fuori, beh, sempre di sabato, no, sempre di domenica e sempre di giovedì e domenica. Scusate, ma mi ero dimenticato che l'altra volta l'avevo messo di sabato, adesso l'ho messo di giovedì e domenica. Il perché? Perché voi guardate più spesso giovedì e domenica, forse avete più tempo, che ne so io.
Non so se avete visto sulla community, ho messo due post. Qual è il casco che vi piace di più? Quello rosso, quello giallo? Oppure che moto porterò a casa? Una giapponese o un'italiana? Quindi giapponese o italiana? Dovete cliccare sopra per indicare quale moto porterò a casa. Vedete voi, è uno sondaggio, un sondaggio. E il sondaggio dei caschi è importantissimo, perché il rosso ho visto che è molto bello, visto che ha già dei buoni punteggi rosso. Il giallo è bellissimo per la sua estetica, solito come quello rosso, però la grafica, cioè il giallo è una grafica fantastica, ragazzi. Ha una grafica fantastica, non te la dire. Vediamo se questa qua si arrangia. Andare avanti, dai, forza ragazzi, è fatta apposta la rotatoria perché se possiamo tagliare meglio, mettiamoci giù. Vuoi? E così abbiamo fatto anche la piccola spesina di 3 sacchettini di plastica qua dentro, un po' di erbetta da mangiare come i conigli. Poi cosa vuoi? Mangia qua, mangia là e rimetti sui chili. Ma io avevo buttato giù 25 chili in 6 mesi, ragazzi. 25 chili, ma li sto recuperando, ma non è che li stia recuperando perché non li voglio recuperare. No, io non è che li voglio non recuperare, li voglio recuperare, però mettendo su massa muscolosa, massa. Si è tolto tutto, dobbiamo fermarci, si sta togliendo tutto, non resiste, niente, dobbiamo cambiarlo, dobbiamo toglierlo, fermiamo il benzinaio, ma varati, andiamo qua a destra. Emergenza, sta cadendo tutto, emergenza, yeah, sta cadendo il pallo, ormai si è tolto, vediamo, ormai questo non c'è più un tubo, mi ho detto quello del negozio che non tiene un cacchio, là, vediamo se questo tiene di più, ma così non dovrebbe stringersi, non tiene un cazzo, vabbè, proviamo così fino a casa, vediamo come va. Non mi sa che si capota adesso. Vediamo. Vai. Ma questo lo userò solo per brevi tragitti. E lo attaccherò direttamente qua. E basta, perché per i lunghi tragitti qua e quelli brevi tragitti questo. Ma era un peccato perché quello magari un po' più alto sarebbe perfetto per fare qualche panorama di montagna o qualche panorama bello, diciamo, dove c'è mare, ma vabbè, l'importante è che funzioni momentaneamente. È fissato, è che gira intorno sto cazzo di rotalina e metterò un po' di attack come facevano i miei nonni, non so se non c'erano neanche gli attack nei miei nonni. Curva. E come patina. È partita l'altra volta. Vabbè, è partita. Niente, non posso accelerare perché sennò per poco mi sa che si stacca. Meglio andiamo piano. Non so dove stia riprendendo. Vabbè, proviamo. Proviamo così. Fino ad arrivare a casa almeno facciamo sto video. Dopo la togliamo completamente. Mi sta togliendo completamente. Eccolo qua. Là. Bene, dai. Dopo vediamo cosa è venuto fuori, se è venuto fuori una schifezza, se è venuto fuori una cagata. Ma tutte e due sicuramente. Una schifezza e una cagata. Sì, perché vedete qua c'è snodo, questo va su e giù così, no? Ma se tu lo metti così, sta così. Ma se tu lo fai girare, così non dovrebbe non prendere scatole. Vediamo se...
così dovrebbe essere perfetto, vediamo. Sì, sì, così è perfetto, perché se sta bene così, perché questa c'è la snoda qua, non dovrebbe esserci problemi. C'è anche le giuste, ci sono anche le giuste di dietro che fanno musica. Tan 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 tan. Yeah, giusta, yeah. La giusta sia, è la giusta vogliamo. Pi 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 pi. Senti che roba, senti che musica. Senti come batte. Gli farà male il cervello. Dici, invece di coca si fa la musica. Meglio la musica che la coca, di. Giusto? Meglio la musica, divertirsi. Non drogatevi, ragazzi. Mi raccomando, non fate impennate. Chi impenna è un coglione. Non impennate. Anche perché rovinate la moto. Sapete che rovinate la moto? Anche perché se insistete, l'olio non arriva più sopra nella parte del motore e grippate tutto. E cercate di evitare di impennare, perché impennare non serve a nulla. Non è che dovete far vedere che siete bravi a impennare, non serve un cazzo, scusate la parola. Fate vedere che vi piace andare via in moto piuttosto, che impennare non serve un tubo. Tutti sono buoni a impennare, basta solo accelerare e la moto si alza. Però fatelo in pista piuttosto, ma non state a fare per strada. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.